Diario di bordo. Appunti sulle piccole e grandi cose di ogni giorno. A cura di Simona Panico, una produzione Radio Più Roma. San Paolo, nella sua lettera a Tito, invita più volte gli anziani e i giovani alla sobrietà. Gli uomini anziani siano sobri. E più avanti, rivolto a tutti, ci insegna la grazia di Dio a vivere in questo mondo con sobrietà. E allora la sobrietà è la misura, è la mancanza di eccessi, fare le cose, pensare, sentire con misura. Ma la domanda che ci possiamo fare è: ma qual è la misura e qual è l'eccesso? Quando so io che qualcosa che sta facendo eccede dalla misura giusta, dalla misura buona? Qual è il criterio? Io direi che uno dei criteri è quando non abbiamo più la padronanza di noi stessi, nel momento in cui pensiamo, agiamo, taciamo. Che cosa succede dentro di noi? Può arrivare un momento in cui abbiamo perso la misura, non riusciamo più a controllarci. Siamo schiavi di quei pensieri, di quelle emozioni. Ecco, quella non è sobrietà. La sobrietà si ha quando riusciamo a misurare tutto quello che sentiamo e tutto quello che pensiamo. Ma questo come si fa? Questo potrebbe essere anche un processo semplicemente umano, senza essere necessariamente guidato dalla grazia. Quindi ci sono tante persone anche che non credono, che fanno degli esercizi, fanno degli esercizi per trovare un equilibrio nel cibo, un equilibrio nel parlare, un equilibrio nell'innamorarsi, no? Si cerca questo equilibrio, quindi umanamente si può fare questo sforzo. E allora cos'è che invece caratterizza proprio il nostro essere battezzati e quindi essere coadiuvati dalla grazia di Dio in questo cercare e trovare la sobrietà? Il fatto che noi agiamo così per una risposta d'amore. Cioè Dio ci ha dato tutta la sua vita, tutto il suo amore per vivere dentro di noi. Per voler ascoltare per amore questo Dio che vive dentro di noi, abbiamo bisogno della sobrietà. Per poter ascoltare i nostri fratelli abbiamo bisogno della sobrietà. Per poterli amare fino a dare noi stessi abbiamo bisogno della sobrietà. Quindi non è un esercizio ascetico ateo, ma è un esercizio dell'amore. Io, Signore, ti voglio talmente tanto bene e so quanto tu me ne hai voluto, che non voglio far del male al mio fisico mangiando troppo, perdendo tempo, che non voglio far male agli altri con i miei eccessi. Lo faccio come risposta d'amore. E a questo punto tutto cambia. Il volto del nostro impegnarci è un volto che ha doppia faccia, la mia e quella di Gesù. Insieme cerchiamo questa sobrietà, che è una sobrietà per amore.